Sì, io penso che insomma, in questo momento dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, nel senso che c'è il rammarico. Insomma, la squadra secondo me ha fatto molto bene, è stata compatta, è stata fortemente determinata. È chiaro che bisogna lavorare molto sugli automatismi, ma mi è piaciuta insomma, la voglia di fare. Siamo stati puniti sostanzialmente su un errore, come ha detto lei, di posizionamento, ma la squadra aveva fatto bene, la partita era in forte equilibrio, eravamo un po' contratti all'inizio, cosa che invece non è successa al secondo tempo. Sono contentissimo per chi è entrato perché ha determinato in positivo. Dobbiamo lavorare molto per trovare gli equilibri, ma ripeto, la squadra ci ha creduto fino alla fine e c'è un pizzico di rammarico, insomma, perché poi al secondo tempo il Lecce non si è mai affacciato nella nostra metà campo, abbiamo fatto sempre la partita. È chiaro, voglio dire, che la classifica piange, però questo è un grande punto di partenza perché è normale che la squadra deve trovare assolutamente autostima, deve capire di potersi giocare le partite, deve lavorare duramente durante la settimana perché qualcosina oggi abbiamo cambiato con i movimenti davanti e c'è da mordere tantissimo, devono dimostrare che ci sono, che capiscono quello che facciamo durante la settimana. Ci vuole immensa disponibilità, però bisogna ripartire con grandissima fiducia. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro, salve. Lei ha detto una cosa, secondo me, importante. Sono contentissimo dei giocatori che sono entrati nel secondo tempo. La mia domanda è questa: perché c'è stata la scelta iniziale di giocare questa partita senza di privarsi degli uomini con maggiore qualità? Mi riferisco a Galano, Maestro, lo stesso Mancini, anche Vokić, secondo me è un giocatore di grandissima qualità. Lei aveva un tipo di piano di battaglia che probabilmente poi è stato stravolto? O ci sono altre motivazioni legate ad alcune esclusioni, per me eccellenti e anche a sorpresa. Grazie. Avevamo un piano gara, chiaramente. È normale che i giocatori devono capire quello che chiedo. Ci vuole chiaramente equilibrio. A me piace. Se vedete nel mio passato, in un centrocampo a tre c'è stato sempre un giocatore di grande qualità che potesse rompere un po' gli indugi, no? Con una giocata. Oggi noi non siamo pronti per utilizzare quel tipo di calciatore perché si lavora da poco, perché poi c'è una fase di non possesso palla che va fatta bene, soprattutto contro questa squadra che è una squadra che sulle transizioni è micidiale, che lavora costantemente con le tre punte, che su palla opposta hanno gli interni che vanno dentro, che nel momento in cui la palla arriva al terzino i loro interni si buttano negli spazi e quindi abbiamo bisogno di gente di gamba. E quindi il piano gara era sostanzialmente fare una partita con un centrocampo muscolare dinamico e abbiamo preferito mettere una punta in più rispetto a Galano perché loro creavano e cercavano costantemente questo 2 contro 2 centrale, quindi cercavamo di attirarli per farli uscire fuori, qualora venissero fuori cercavamo di giocare contro 2 contro 2 contro i loro difensori centrali. Mister Costantini TV6, il prossimo passo è vedere una squadra più coraggiosa dall'inizio, perché come ha detto lei, il Pescara è sembrato molto contratto, attento nella fase difensiva, ma poi molto contratto e si è liberato dei pensieri soltanto negli ultimi 20 minuti, quando forse non c'era più niente da perdere. E noi dobbiamo capire chi siamo in questo momento, chi affrontiamo e soprattutto lavorare. Questa è una squadra che adesso ha cambiato completamente struttura, ha cambiato modo di giocare, deve assolutamente giocarsi le partite, cercare di capire dove è il punto debole dell'avversario, accettare, voglio dire, anche situazioni di parità numerica, ma è una squadra che in questo momento sta lavorando da una settimana e questi sono lavori che vanno fatti nel tempo, per cercare di trovare gli automatismi. E piano piano, chiaramente tempo non ce n'è, quindi devono essere bravi i calciatori ad automatizzare tutti i movimenti e a farsi trovare pronti come è successo oggi. Oggi ho avuto risposte importanti da chi è entrato. Devono capire che chi graffia di più durante la settimana gioca, perché io guardo gli allenamenti, guardo la determinazione che loro hanno. Perché non si può essere più passivi, bisogna calarsi nella realtà, bisogna calarsi in quella che è questa nostra corsa verso la salvezza e tutti devono essere pronti e soprattutto dimostrarmi durante gli allenamenti che hanno il desiderio di combattere, di determinare, noi dobbiamo determinare. Sport.
Sì, mister, buonasera. Due cose. Buonasera. È evidente che sta facendo tanto lei, la squadra in campo sa cosa fare. Penso anche a alcune giocate codificate, sia in fase difensiva che in fase offensiva, l'interno che va dentro, la mezzala che va dentro, sul ribaltamento di fronte, tante cose che si vedono. Forse una codifica è mancata sul gol subito, probabilmente non ci siamo riaccoppiati subito sul risviluppo del calcio d'angolo, è la prima domanda. La seconda, immagino che lei chiaramente deve coniugare fase difensiva, quindi equilibrio, a essere pericolosi. È una squadra che è la peggior difesa e il peggior attacco, non è un lavoro facilissimo. Ha pensato di trovare equilibrio almeno fino al primo tempo, quindi mantenere la partita in equilibrio, poi è chiaro che quel gol l'ha un po' alterato, e poi con i cambi, cioè questo più o meno il piano partita del Pescara da qui in avanti, cioè cercare sempre di stare in equilibrio e poi con i cambi casomai essere un po' più offensivi? Ma il piano di gara me lo dettano i giocatori durante la settimana, ripeto, nel calcio ci sono le due fasi, di possesso e di non possesso, e quindi noi è normale che dobbiamo trovare compattezza quando non abbiamo palla, ma allo stesso tempo avere qualità nel momento in cui siamo in possesso di palla. Ci sono dei tempi che sono fondamentali, e ripeto, abbiamo iniziato un percorso completamente nuovo e i giocatori devono capire quello che chiedo, che sicuramente insomma può essere un problema se non sei attento e lavori in maniera assidua durante la settimana e soprattutto concentrato su quello che c'è da fare. Chiaramente mi aspetto passi avanti, perché questa è una squadra che per le potenzialità che ha deve assolutamente fare di più. Mi aspetto molto da chi in questo momento è ancora leggermente in ritardo, ma devi accelerare perché abbiamo bisogno di loro. E loro mi auguro che capiscano che io non guardo la carta d'identità, ma quello che mi danno durante la settimana. Per quanto riguarda il primo gol subito, c'è stato chiaramente un errore, le cose da fare sono tantissime e purtroppo noi il tempo non ce lo abbiamo. Scusi se interrompo, ma lei ha trovato una squadra che non ha mai fatto queste determinate cose o ha dovuto fare lei cose completamente diverse rispetto a prima? Cioè lei parla spesso di situazioni quasi la squadra era orfana di certe giocate codificate, certe situazioni. No, assolutamente non mi permetto di mettere il naso nel passato, e ogni allenatore poi ha un suo modo di valutare, voglio dire, tra virgolette, quelle che sono le proprie idee. E noi stiamo provando a fare delle cose completamente diverse, stiamo provando a determinare noi le partite, a non subirle. Chiaramente c'è da soffrire, perché in Serie B non ti regala niente nessuno, e quindi, ripeto, questa settimana di lavoro, oggi abbiamo cambiato qualcosa. Chiaramente ogni qualvolta affronti una squadra che ha un modulo diverso, sono uscite completamente diverse, e quindi c'è bisogno di grande attenzione da parte loro. Gli allenamenti sicuramente sono molto intensi, avremo bisogno di fare molte doppie sedute, però bisogna anche poi valutare lo stato di forma dei ragazzi e quindi non caricarli eccessivamente. Ripeto, questo deve essere un grande punto di partenza, e avere la consapevolezza che questa squadra se la può giocare con tutti e che abbiamo bisogno dei giocatori di qualità, ma che capiscano che c'è da pedalare e c'è da salvare il Pescara, perché ci sono ancora 13 partite, dipende solamente da noi. Lo spirito oggi è stato quello giusto. Posto? Mister, no, io una domanda le voglio fare, l'ultima. Al Pescara, vedendo le proiezioni degli ultimi 10 anni, perlomeno per sperare nell'aggancio all'ultimo posto utile per i play-out, serviranno ancora 23 punti, probabilmente, tra i 22 e i 23 punti. Lei crede che questa squadra, col materiale tecnico che ha in mano, anche a livello nervoso e agonistico, lei crede davvero che questa squadra possa centrare questo obiettivo, calcolando le partite che ci sono? Assolutamente sì, ma dobbiamo crederci, altrimenti tiriamo via i bagagli e andiamo via. È una squadra che ha a cuore il Pescara, è una squadra che si allena, che dà tanto e deve dare di più, dobbiamo dare di più tutti, perché, ripeto, questa squadra può salvarsi, deve salvarsi, e i calciatori devono graffiare durante la settimana, lo stanno facendo, e qualcuno deve anche violentarsi per venirci incontro, e quindi dobbiamo assolutamente tirare fuori tutto quello che abbiamo, perché è nelle nostre corde, e soprattutto dobbiamo salvare il Pescara.
Senta, mister, una domanda velocemente. Ieri le avevo fatto questa domanda in conferenza stampa, una conferenza pregara su Memusciai. Ci aveva pensato di impiegarlo da vertice basso ed è stato utilizzato da vertice basso. È stato soddisfatto? È rimasto soddisfatto? Sì, lo ringrazio anche Memo perché chiaramente anche lui ha stretto i denti. Ha fatto il massimo, insomma, si allena con noi da martedì. È un ragazzo sveglio, intelligente, determinato. Come tutti quanti gli altri, insomma, poi c'è chi è più su, chi è più su, chi è più giù, però dobbiamo arrivare tutti quanti a regime, perché ripeto, questa è una squadra che può e deve permettersi dei calciatori di qualità, ed è chiaro che c'è bisogno di lavorare.